Ebbene sì ragazzi, siamo arrivati alla fine. L'ultimo video di Giuseppe Ricotta da Palermo. L'ultimo video di quest'anno si intende. Che cosa avevate capito? Quest'anno ho raggiunto nello specifico 377.915 visualizzazioni e considerato che senza di voi, senza il vostro sostegno, non le avrei mai raggiunte, volevo rendervi un po' partecipi. A me non me ne fottono cazzo. Quindi non ci sarà nulla di divertente in questo video, ma solo un riassunto di quest'anno, giusto per i curiosi. Andiamo ad analizzare i miei 5 video più visti nel 2014. A quinto posto troviamo i selfie secondo i palermitani, interviste ambigue, pubblicato il 6 maggio 2014 e che ha realizzato 29.058 visualizzazioni. Ringrazio nuovamente Giuseppe Emanuele Cardinale che mi ha aiutato nella realizzazione e Pietro Vallica per il montaggio. Considerate che è finito nella top 100 dei video più visualizzati. Sti cazzi. Al quarto posto troviamo Spot 5 Stelle San Montana, parodia siciliana, pubblicato l'11 luglio 2014 e che ha realizzato 30.369 visualizzazioni. In questo video si esprime buona parte della finezza di Giuseppe Ricotta da Palermo. Al terzo posto troviamo uno dei video più rappresentativi del mio canale, uno dei video più rappresentativi della mia carriera youtubiana, il Suca a Palermo, pubblicato il 10 febbraio 2012 e che ha realizzato quest'anno 34.129 visualizzazioni. Ebbene sì gente, tra le parole chiavi più utilizzate per ricercare i miei contenuti su YouTube trovo sempre Giuseppe Ricotta Suca. Ribadisco il concetto, così come è anche scritto sotto la descrizione del video, che il Suca a Palermo è tratto dal romanzo 0 maggio a Palermo di Fulvio Abbate. Quindi a tutti quelli che non riescono ancora a capacitarsene e che mi addossano ancora la colpa di aver copiato, gli dedico un bel... Fai vedere il culo! Ok, understand this fair! Troviamo Anna Tatangelo, Muciacia, parodia ufficiale, pubblicato il 19 luglio 2014 e che ha realizzato 50.591 visualizzazioni. Video nel quale ho mostrato tutta la mia sexitudine, tra l'altro. Sti cazzi. Ma al primo posto troviamo Film Facebook, parodia ufficiale, pubblicato il 6 febbraio 2014 e che ha realizzato 59.532 visualizzazioni. Questo video è anche finito in home page YouTube. Quest'anno ho ottenuto 5.228 mi piace e 489 non mi piace. Ho guadagnato 2.301 iscritti, ma ne ho persi 958 perché YouTube cancella gli account inattivi. Quindi in definitiva ne ho guadagnati 1.343. Attualmente in totale ho poco più di 6.500 iscritti. Sono pochi e lo so, mi ero prefissato di raggiungerne 10.000, ma sicuramente ho sbagliato qualcosa. Vedrò di rifarmi nel 2015. Ovviamente, per ovvi motivi linguistici, la maggior parte delle visualizzazioni proviene dall'Italia. Ma in questo schema che vi mostro potrete vedere che sono seguito anche da italiani all'estero, che ringrazio immensamente. Detto ciò, questo video riassuntivo finisce. Vi auguro un buon 2015 con l'augurio di poter realizzare tutti i vostri sogni. E anche se con questa massima potrei sembrarvi Francesco Sole, fate sempre quello che vi va di fare, perché è sempre, o quasi, la cosa giusta da fare. Se avete richieste particolari per i video del 2015, fatemi sapere in un commento. Vedrò di accontentarvi. Il video è finito. Ma cosa vedo su questo schermo? È Giuseppe Ricotta da Palermo.